Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. La scorsa puntata, lo scorso video, abbiamo visto come semplificare gli accordi direttamente online da un sito che vi ho mostrato. Se non avete guardato la puntata potete vederla, vi metto un link. Quindi oggi vediamo come fare a cambiare la tonalità, quindi trasportare tutti gli accordi sempre online. Per far sì che magari se una canzone è una tonalità maschile la trasformiamo in una tonalità che va meglio per le donne e viceversa. Vediamo come fare. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, intanto se non sappiamo che cos'è la tonalità, c'è una puntata che già ho realizzato, vi lascerò il link anche di quella, quindi andate a guardare, dare un'occhiata e andiamo a vedere subito come fare per cambiare la tonalità direttamente online. Andiamo. Bene ragazzi, vediamo. Allora, io ho scritto tango accordi, faccio l'invio e come sempre nel primo link mi esce questo sito che è accordi e spartiti, quasi sempre il primo questo. Ci vado a cliccare sopra, togliamo la solita pubblicità. Ok, scorrendo in basso troveremo tutti gli accordi. Come già abbiamo visto, questa è una barra qui sopra dove si possono semplificare gli accordi, quindi andare a togliere tutte quelle diciture di numerate, tipo la settima, tipo gli slash dove è indicato anche il basso. Comunque possiamo semplificare gli accordi. Se sei all'inizio fallo, perché comunque ci aiuta a semplificare tutta la canzone. Ora, il transpose sarebbe praticamente il cambio di tonalità. Noi possiamo aumentare, quindi alzare la tonalità più in alto, quindi come vedete più 1 procede per semitoni, quindi più 1 va al do, poi do diesis o re bemolle uguale, re, mi bemolle, mi e così via. Quindi, ad esempio, se io sono una ragazza e voglio provare a suonare gli accordi di Tananai e cantarci anche sopra, se io la facessi in tonalità originale, probabilmente, quindi a zero, diciamo così, probabilmente risulterebbe bassa. Quindi provate a cambiare gli accordi alzandoli e vedete come meglio riuscite, in che tonalità riuscite a cantarla meglio. All'opposto, se una canzone è troppo acuta per la vostra vocalità, provate qui col meno ad abbassare un po' e vedete se riuscite meglio, ad esempio, a farla un tono sotto, come in questo caso, oppure ancora più in basso, o una via di mezzo. Insomma, vedete voi come fare ad adattare la tonalità per la vostra voce. Il programma cambierà tutti gli accordi, ovviamente, in base a quello che scegliete, tonalità, perché se io faccio più 1, oltre a cambiare il Si, cambiano tutti gli accordi. E quindi in questo modo potete suonare in una nuova tonalità. Bene, come abbiamo visto è davvero semplice fare questa operazione, quindi ditemi nei commenti se avete dei suggerimenti, dei consigli, delle domande e quindi io vi risponderò prontamente. In più, se ancora non sei iscritto a questo canale, fallo, in modo che appena esce un video, se attivi la campanella ti arriverà anche una notifica. Va bene? Ciao ragazzi, alla prossima!